Scegli una vita con Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi lasciamo che la parola di Dio venga a toccare la nostra vita, entrare nel nostro cuore e trasformarci. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, 28-30. In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Amen. Carissimi, oggi abbiamo due versetti che sazieranno questa giornata e la nostra vita. Due versetti di questo capitolo undicesimo del Vangelo secondo Matteo, dove Gesù ci invita ad andare da Lui. Ci invita a vivere bene. Ecco che cosa l'Avvento stesso, questo tempo benedetto, l'attesa di una nuova venuta di Gesù nelle nostre case, nella nostra vita, ci vuole dire. Ci invita ad essere plasmati dalla Sua parola, plasmati dalla sua potenza, ma soprattutto dall'amore di Gesù che è venuto per noi. Gesù vede e conosce la nostra storia, quella storia personale e anche certe situazioni e condizioni che viviamo e che nessuno le conosce, certi disagi nostri interiori, certe nostre stanchezze, certi nostri affanni, certe pesantezze dovute a nostre scelte a volte sbagliate di vita. Il Signore vuole intervenire, il Signore vuole restaurare i nostri cuori. Ecco perché ci invita ad andare da Lui. E tutti soffriamo di stanchezza e oppressione. Perché Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Oggi il primo passo da fare è riconoscere che senza Gesù, senza la fede, noi siamo davvero stanchi e oppressi, con tanti pensieri, a volte anche disordinati, mescolati, in confusione. Non sappiamo dare delle precedenze, delle priorità nella nostra vita e siamo nell'affanno molto spesso. Gesù dice: vieni a me, caro fratello, cara sorella, vieni a me perché io voglio darti ristoro, io voglio intervenire nella tua vita. E molto spesso noi cogliamo certi aspetti di fede nella sequela di Gesù come se fossero dei pesi. Allora ascoltiamo bene che cosa Gesù ci dice: il mio giogo è dolce, il mio peso leggero. Chi segue Gesù, certo, deve fare uno sforzo, soprattutto di fiducia, di obbedienza verso la sua parola. Perché a volte noi agiremo o vorremmo agire in un modo totalmente differente da quanto Gesù ci chiede e ci dice di fare. Ma guardate, oggi abbiamo una buona notizia e ve la leggo dalla prima lettura di oggi, il profeta Isaia capitolo 40, dal versetto 29 vi leggo al 31. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Amen. Ecco la buona notizia di oggi, carissimi. Dio dà forza allo stanco,
moltiplica il vigore nelle nostre vite, in questo tempo, oggi stesso, interviene, perché la parola di Dio è vera, è viva, è vivente, è efficace. E oggi ci dice: spera nel Signore, riacquisterai forza. Spera nel Signore, metterai ali come aquila. Significa che tutto ciò che farai, lo farai con velocità, con efficienza, con una speranza molto forte dentro di te. Correrai senza affannarti, perché lo Spirito Santo è la tua guida, è la tua forza. Camminerai senza stancarti. Ecco la promessa di Dio che è per noi. La promessa di Dio dal profeta Isaia capitolo 40 che è per te. E pensate, ha circa 2600 anni questa profezia, ma oggi si può realizzare per te. Oggi Dio ti può dare una nuova forza. Confida in Lui, spera in Lui. Non lasciare che il tuo cuore venga turbato da ciò che accade attorno a te, nella vita, nel mondo. Fissa i tuoi occhi su di Lui e non te ne pentirai. Scegli di vivere con Gesù, scegli di stare con Lui e Lui si prenderà cura di ogni tua preoccupazione e risolverà i tuoi problemi. Allora preghiamo insieme dicendo: vieni Signore Gesù, Maranatà, vieni a visitare la mia vita, il mio cuore, vieni a visitare la mia famiglia, vieni a visitare la mia casa, vieni a visitarmi oggi quando andrò al lavoro, quando avrò degli incontri importanti, visitami o Signore e donami di sperare in te, di confidare nel tuo nome, nella tua grazia e nella promessa che credo oggi realizzerai per me. Mi abbandono nelle tue mani. Ho fiducia in te, Signore Gesù, perché tu mi guidi, perché tu mi porti su pascoli erbosi e ad acque tranquille, come il buon pastore che ama tutte le sue pecore e ami anche me. Grazie, Signore Gesù. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo con fiducia lo slogan di oggi che è: scegli una vita con Gesù. Scegliamo di stare con Lui, scegliamo di seguirlo, perché Dio realizza la sua promessa. Correrò senza affannarmi, camminerò senza stancarmi. Dio è con te, caro fratello, cara sorella, non ti abbandona. Confida in Lui. Un caro abbraccio da parte mia, una benedizione speciale per te e un caro saluto anche dalla Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Ascolto.